Salve amici, benvenuti nel mio canale YouTube. In questo video vi propongo l'ascolto del Falladio dell'interrogatorio a Francesco Marino Mannoia. Il Falladio è la registrazione dell'audizione di Francesco Marino Mannoia davanti ai giudici di Palermo per i processi Ciancimino e Datri, per associazione mafiosa e per l'omicidio del capitano Antonio Basile. Mannoia era figlio di un affiliato della cosca della zona di Santa Maria di Gesù, a Palermo. Era tra i più stretti collaboratori di Stefano Bondade e si occupò prevalentemente della raffinazione dell'eroina partendo dalla morfina, e per questo motivo lo chiamavano il chimico. In quel periodo, infatti, era uno dei pochi in grado di raffinare tale droga e lavorava un po' per tutte le famiglie palermitane e siciliane, ma in particolare per il suo boss Stefano Bondade. Durante la seconda guerra di mafia, il suo boss Bondade venne ucciso. Ma Mannoia si salvò in quanto allo scoppio del conflitto si trovava in carcere, con l'accusa di traffico internazionale di stupefacenti. Evase dalla galera nel 1983 e si legò ai Corleonesi di Totò Riina, di cui divenne il principale raffinatore di droga. Venne arrestato nel 1985 e dal 1989 si è pentito. Infatti, in seguito all'uccisione di suo fratello Agostino e di altri membri dei clan palermitani, Mannoia capì che i Corleonesi avrebbero ucciso pure lui. Mi raccomando, se vi piace il mio canale YouTube, iscrivetevi e attivate la campanella. In questo modo sarete sempre informati ogni volta che pubblico un nuovo video ed entrate a far parte della mia community. Se il video vi piace, mettete un bel like e lasciatemi un commento, in questo modo mi farete conoscere la vostra opinione. Ora guardiamo la sigla e poi ascoltiamo il fall'audio. Da chi le ha prese. Mai. Lei ha parlato diffusamente di queste cose. E la signora Osso cosa vuole sapere? Anzitutto, da chi lei ha preso quelle modalità di deliberazione che ha riferito nel Maxi 1 in appello? Io ero una persona diretta alla diretta dipendenza del Bontate e quindi avevo alcune confidenze di particolare rilievo. Non certamente da altri capomandamento, anche se poi successivamente ho potuto apprendere delle cose che non potevo certo raccontare ad altri in giro. E mi dica una cosa, per quanto riguarda la consumazione di omicidi di un certo rilievo, o comunque per le decisioni in genere, che procedura si seguiva nella commissione? Dovevano partecipare tutti i membri della commissione? Sì, era necessario, era una regola di Cosa Nostra che dovevano essere partecipe nel deliberare omicidi di una certa rilevanza o di una certa eclatanza per l'opinione pubblica e essere riunite e deliberarlo. Ma naturalmente andavano valutate di volta in volta, ma c'è stato un periodo dove il Bontate a volte veniva trascurato o informato successivamente. Ecco, ma era possibile che qualcuno fosse assente? Appunto, io siccome non ho mai fatto parte della commissione e naturalmente se una persona è ammalata o magari si trova all'estero, se è un caso di eccezionale cosa, può darsi pure che aspettano che l'individuo sia sul posto o altrimenti può delegare in base ai loro rapporti di stima e di fiducia, può delegare avendo saputo in precedenza cosa si doveva discutere, il suo benestare o meno. Sì. Ma comunque alla fine dovevamo mettersi d'accordo perché non esistevano, diciamo, situazioni dove si votava e doveva essere un discorso come la giuria. Insomma, un dissenso era possibile o comunque. Era possibile, ma alla fine Cala de Junco, Capassacchina dovevano essere tutti consapevoli okay. e responsabili. Mi dica un'altra cosa. Naturalmente se una persona è in carcere non può partecipare, se è in ospedale o in un altro posto non può partecipare, ma io non è che posso precisare chi e quando ha partecipato o meno. Sì, mi dica un'altra cosa. Lei ha anche parlato, ecco, questo glielo devo per forza contestare.
aiutare, cioè, sì. Lo devo leggere per forza perché non posso fare diversamente. A un certo punto, nell'ambito, ecco, all'udienza, credo, del 4 gennaio del 90, a un certo punto, quando il presidente le chiedeva com'è che venivano deliberati questi gravi fatti di sangue, ecco, lei ebbe a dire questo. Il presidente le chiede: non è che si verificasse che individui si presentassero prima? Per esempio, era la stessa commissione che diceva: per questo fatto daremo in carica a Tizio, Caia e Filano. E lei ha risposto: la commissione, per esempio, dovevano, ecco, lei mi porta a fare dei paragoni che non potrebbero neanche riguardare questo processo. Per esempio, volevano eliminare il capitano Tizio. Quando si deliberava in seno alla commissione l'eliminazione del capitano Tizio, in seno alla commissione stessa, valutata la località, il luogo a cui apparteneva questa cosa, e allora dicevano: va bene, la cosa è deliberata in seno alla commissione. Il capomandamento stabiliva: me la spiego io, o me la spiego in compagnia, fornitemi per esempio altri membri, anche con vari gruppi di varie famiglie, di partecipare a quella cosa, perché trattandosi di cose di una certa eclatanza partecipavano spesso e volentieri membri di quasi tutte le diverse appartenenze del gruppo di Cosa Nostra, cioè io, di Stefano Bontate, un altro. Ora, quando lei parla qui di un capitano, sì, le chiedo, si intendeva riferire a qualche capitano in particolare? Naturalmente, c'è stato il capitano Basile. Quindi si intendeva riferire all'omicidio del capitano Basile? Anche se c'è stato il capitano Russo in precedenza, che poi è diventato... Quindi magico. Non si intendeva riferire proprio al capitano Basile, oppure a omicidi in danno di ufficiale dell'arma in genere? In genere. O omicidi. Ora, mi dica una cosa, lei, almeno per quello che ha dichiarato durante le udienze dibattimentali, ha detto che il capomandamento del luogo in cui doveva avvenire il fatto, l'omicidio, sì, doveva essere necessariamente informato. Certo. Poteva non essere informato il rappresentante della famiglia. Ma non il capomandamento, doveva essere assolutamente essere informato. Doveva essere assolutamente essere informato. E i capi mandamenti che avevano, diciamo, alle loro dipendenze gli esecutori materiali dovevano pure essere informati? No, non è necessario informare, se possono scegliere anche dei soldati semplici su ordine di un membro della commissione senza che debba informare il suo rappresentante. Quindi, ecco, scendendo ai particolari, il fatto... Le persone poi vengono o a volte scelte direttamente dal consiglio, dalla commissione, o altrimenti, essendo che partecipe uno dei componenti della commissione che è capo di quel mandamento territoriale dove avviene il fatto, e allora si racchiudono due o tre nel caso che devono rendere operativa la cosa e scelgono i ragazzi più validi o quelli che devono far risaltare di più in seno alla loro famiglia. Cioè, per fargli acquisire titoli di merito. Medaglie non appese, ma comunque valorizzate in seno a Cosa Nostra. Ho capito. Che poi vengono divulgate ai vertici queste loro prestazioni. Ora, stando a quello che lei ha dichiarato, all'omicidio Basile avrebbero partecipato Puccio, che era della famiglia di Ciaculli, sì, Madonia Giuseppe, che era della famiglia di Resuttana, e Buonanno Armando, che era della famiglia di Resuttana. San Lorenzo Resuttana. Ora io le chiedo, i capi mandamento di questi tre erano informati della scelta degli esecutori materiali? Io non ho partecipato a quello. Lo so, dico, in base alle sue conoscenze. Ma certamente. Presidente, io non posso certamente oppormi, l'avvocato Formino sono, alla domanda che formula la Presidenza, però vorrei fare un'osservazione, se lei me lo permette, me lo consente. Prego. Qui io vorrei per un momento ricordare a me stesso che il teste viene chiamato a riferire fatti, circostanze di carattere oggettivo e storico. Già noi questa regola, per la verità,
secondo la mia opinione, la violiamo nel momento in cui gli facciamo riferire regole e sistemi di comportamento piuttosto che fatti. Comunque, nel caso in specie, il test ha detto che su questo episodio egli ha avuto notizie solamente da Puccio per quello che gli ha detto, e poi vedremo. Sulla fase della organizzazione, della deliberazione, degli ordini, egli non ha avuto e non può aver avuto nessuna notizia, perché Bottate non avrebbe partecipato ed era la sua fonte di informazione. Egli non ha certamente partecipato alla deliberazione. Io stavo chiedendo se per le sue cognizioni... Ora, quando noi gli rivolgiamo una domanda di questo genere, non facciamo altro che chiedergli un'opinione, Presidente. Io credo che non mi riferivo alle sue opinioni, che Presidente, ho detto, mi deve consentire. Poi questo avvocato formerà oggetto di discussione, eventualmente, se per la verità il Marino Vannoio sta esprimendo un giudizio oppure sta riferendo fatti. Ma certo, Presidente, perché parla e riferisce su fatti che non conosce. Ma le ripeto, avvocato, di questo poi ne tratteremo in sede di discussione. Noi però la verbalizziamo. Poi se lui sta riferendo fatti di sua conoscenza, non ne faccia l'uso che ritiene. Vabbè. Io ho chiesto questo. I capi mandamento di questi che lei indica come esecutori materiali, in base alle sue cognizioni che derivano dalla lunga militanza in Cosa Nostra, erano certamente informate, potevano essere informate o potevano addirittura ignorare. Va bene così la domanda, avvocato? Ma ha già risposto a questa domanda, Presidente. La prego, caso, facciamo rispondere. Ha risposto, Presidente. Io... Non ignoravano affatto. Prego. Erano consapevoli della partecipazione di quell'individuo. Sia per il gruppo omogeneo di queste persone di cui parliamo, capi mandamento, sarebbe Michele Greco, molto legato a Salvatore Rine e i Madonia e l'altro. E visto che vi si trovava, sempre che sia vero, sono fatti loro, io l'ho avuto raccontato da Puccio, di cui per me è Vangelo, perché non avevo motivo di dirmi una cosa per l'altra, ma non sono io a valutare queste circostanze, sarà la Corte a valutare questi discorsi. E era assurdo che il Francesco Madonia, capo mandamento, fosse all'oscuro di una partecipazione del figlio. Ora, Presidente, chiedo scusa, perché è inutile che ce la facciamo contestare, contestiamola a voi quello che ha detto, sono il pubblico ministero, ma faccio qualche cosa di analogo a quello che hanno detto gli avvocati. Poco fa ha detto che non era necessario... Prego? È abituato a ben altro questo microfono, in questi giorni è stato abituato a ben altro. A ben altro? Prego! In meglio o in peggio? Non ve lo lasci dire. Prego, procuratore generale. Dicevo, poco fa ha detto che quando ci si serve... Deve parlare... Sì, ma io papà non mi posso mettere così, Che quando ci si serviva per l'esecuzione di un delitto di soldati, diciamo, appartenenti ad altre famiglie, non era necessario che i capi di quelle famiglie fossero informati dell'uso che si faceva dei soldati. E allora un momento, diciamo, il Madonia Francesco, capo di una famiglia, ma nello stesso tempo un rappresentante, quindi membro di una commissione, lo doveva sapere in questa sua qualità o soltanto perché gli era figlio? Non so se sono stato chiaro. Devo rispondere. Sì, se ha capito la domanda del procuratore generale, rispondo. Io rispondo in un termine molto, molto esplicito, ma mi è sembrato, signor procuratore, mi scusi, come se lei non abbia seguito tutto quello che sinora io ho detto. Io ho detto che Francesco Madonia era a capo è parte del capo comandamento, è capo della commissione. Quindi Francesco Madonia non era un capo famiglia che a sua volta poteva ignorare della partecipazione del figlio. Quindi in qualsiasi modo lo doveva sapere. Sì, ma io lo sapevo che avrebbe risposto in questo. E a me mi è sembrato. Voleva che lei lo faccia, perché io devo dire così gli avvocati le contestazioni non le. Solo che mi pare che ci sia un lapsus nella sua dichiarazione adesso. Lei ha detto che Francesco Madonia era capo della commissione. Volevo dire che era componente della commissione. Io faccio anche le domande per lui. Prego, avvocato. La mia domanda precisa è questa. D'altra parte, Mannoia l'ha avuta rivolta spesso, e lui stesso spesso in queste giornate l'ha detto. Questa è una sua ricostruzione secondo un suo ragionamento logico o è un fatto? In che senso, avvocato?
Per dire, questa conclusione alla quale lei perviene è frutto di un suo ragionamento logico seguendo lo schema dei principi che ha enunciato precedentemente? Nel senso che lei lo sa che Madonia Francesco lo sapesse o meno, o è una sua opinione alla quale... Quello che lei ci ha riferito circa la conoscenza di Francesco Madonia è una sua considerazione logica, oppure le costa per cognizione diretta o perché in base a quelle che sono le regole che lei conosce di Cosa Nostra non potrebbe essere diversamente? Mi costa in base alle regole di Cosa Nostra. Io non ho partecipato al delitto e neanche alla deliberazione dell'omicidio. Questo l'aveva già detto. Le volevo chiedere un'ultima cosa su questo punto. Nel 1980, cioè epoca dell'omicidio Basile, 4 maggio, che lei ricorda benissimo, 4 maggio, sa dirmi quali erano i componenti della cosiddetta commissione? La domanda è sempre su posizione, su regole di Cosa Nostra, su quello, no, che... Su quello che lei sa. Ecco, su quello che ho saputo, come componente della famiglia di Stefano Bontate, a quel periodo era Michele Crepo, era il capo commissione. Stefano Bontate faceva parte della commissione. Francesco Madonia, Rosario Riccobono, Bernardo Brusco. Rosario Riccobono a quell'epoca era ancora capo commissione? Sì, no, membro della commissione. Rosario Riccobono. Poi avevano tolto parte del suo mandamento, ma ancora era nella commissione. Andiamo avanti. Ne ricorda altri? Michele De Greco, l'ho detto. Sì. Bernardo Brusca, Francesco Madonia, Salvatore Rina. Sì. E credo che vi fosse Nene Geraci il vecchio, se non ricordo male. Pippo Calò c'era. Pippo Calò. Rotolo Antonino c'era. No, quello no. No. Scaglione Salvatore c'era. Salvatore Scaglione e Salvatore Inserillo. E Salvatore Inserillo. Quindi riepilogando c'erano Greco Michele, Capo commissione, Rina Salvatore, Brusca Bernardo, sì, Madonia Francesco, Pippo Calò, Rosario Riccobono, Stefano Bontate, Totò Inserillo, sì, e ne ricorda qualche altro? E Salvatore Scaglione. Manca sempre qualcosa. E mi dica una cosa, Giuseppe Greco Scarpuzzetta a quell'epoca faceva parte della commissione? Sì, era entrato a far parte da poco della commissione. È entrato a far parte nei primi della primavera dell'80. In che qualità? Come? In che qualità? Era capomandamento? Si alternava con Michele Greco nella competizione. Si alternava. E quindi se poi dobbiamo mettere le alternanze tra Salvatore Reina e Bino Provenzano, questo e quell'altro, io non ero presente, quindi non posso dire quando ci stava uno e quando ci stava l'altro, ma i membri effettivi erano questi. C'era pure un Giuseppe Giacomo Gambino? Credo che ancora non era entrato. Non era ancora entrato. Ci riferiamo... Credo di ricordare così. Lei tenga presente la data, 4 maggio 80, va bene? No, ancora non era capomandamento. Gigino Pezzuto? No, non faceva parte della commissione, quella è una situazione provinciale. Ho capito. Mi dica una cosa, Scaglione Salvatore, che notizie ci sa fornire lei di Scaglione Salvatore? In che senso notizie? In atto, lei ha notizie di Scaglione Salvatore, già adesso sa... Io ho appreso attraverso uomini d'onore che è scomparso. Che è scomparso? Da quanto tempo? Scomparso, è stato eliminato e scomparso. Su per giù. Nel gergo loro dicono scomparso. Nel periodo della scomparsa di. Nel periodo della scomparsa di Rosario Riccobono, cioè nella fine autunno dell'82, in questo periodo. Scaglione Salvatore era il capomandamento della noce. Della noce. Mi dica una cosa, Geraci Antonino all'epoca faceva parte della commissione? Non lo ricordo esattamente, signor Presidente, ma era capomandamento. Di?
Era capomandamento di parte Rinco, questo lo so, ma non riesco a focalizzare se a questo momento, in questo momento, se faceva parte o meno della commissione. Ho capito. Lei ha parlato di Bonanno Armando. Sì. Proprio in seno a quell'interrogatorio reso al dottore Falcone, quando dice di aver parlato e di aver dovuto confortare Puccio per la condanna, dice meno male che almeno fuori c'è Bonanno Armando. E invece avrebbe appreso in quella circostanza che Armando era scomparso. Era dice, vogliamo dire, strangolato e soppresso dalla sua stessa famiglia. Soppresso dalla sua stessa famiglia. E quindi queste circostanze lei le avrebbe apprese da Puccio. Sì. Da Vincenzo Puccio. Ma poi l'ho avuto confermato da Pietro Iacone e da altri, ne abbiamo parlato. Ho capito. Quindi non... L'epoca se la ricorda? Cioè, ha preso in che epoca è stato soppresso? Io l'ho appreso durante la celebrazione dell'appello. Sì, ma allora, io... lui si riferiva a poco tempo prima. A poco tempo prima. Lei ha anche parlato nei suoi lunghi interrogatori anche di Pino Greco Scarpazzetta come persona ormai deceduta. Da chi lo ha preso e in che epoca sarebbe stato soppresso? L'ho preso per la prima volta da mio fratello e poi ho avuto conferma da Vincenzo Puccio, il quale mi ha raccontato i fatti perché li abbiamo affrontate ampiamente, perché è stata una, in questa situazione c'è stata una leggerezza di mio fratello che si trovava sul luogo e si è allontanato. E, sì. E quindi in che epoca è stato soppresso? Nell'autunno dell'85. Sì. E di Marchese Filippo cosa ci sa dire? Io mi trovavo rinchiuso nella nona sezione del Lucerdone. Nell'autunno dell'82 è arrivata la notizia, non a me o ad altri di altra famiglia, ma a alcuni componenti della sua famiglia di Corso dei Mille, il quale, arrivata non ufficiale nel senso di pubblicità, si è trapelato il discorso da alcuni uomini d'onore di Corso dei Mille che Filippo Marchese era stato strangolato, ma comunque che si rispettasse la sua memoria, che non si parlasse in giro male di lui. Questo era l'ordine che era stato recepito agli uomini d'onore della famiglia, che sarebbe Giuseppe Zanca, Peppuccio Spadaro, cioè Francesco, lo chiamo Peppuccio, ma è Francesco figlio di Giuseppe, e quindi l'ho preso in quella circostanza. Perché aveva prestato molto servizio in seno a Cosa Nostra. Era ma non aveva mai fatto parte della commissione? No, mai. Ci sono domande da parte del consigliere Lateral? C'è una domanda su una contestazione, perché in effetti lei ha dichiarato poco fa che quelli che potevano venire assoldati per un attentato potevano direttamente dalla commissione potevano venire assoldati anche all'insaputa del capomandamento dei singoli capimandamenti. Del rappresentante, non del capomandamento. Ma del capomandamento, il capomandamento lo deve sapere assolutamente. Lo deve sapere assolutamente. Sì. Cioè dei soldati che vanno a fare l'attentato. Il rappresentante è il capofamiglia. Sì, il momento è la figura che racchiude più famiglia. Procuratore generale, lei ha domande? Sì, però prima vorrei dire al signor Marino Mannoia, non mi dica che se sono stato attento o non sono stato attento, per una semplice ragione, perché io ripeto alle volte le cose, ho uno scopo se le ripeto le cose che io già ho sentito, perché devo guardare anche alle aspettative degli altri, quindi non è perché io non sono stato attento. No, siccome più di una volta ho sentito dire c'è la registrazione, c'è questo, c'è quello. Va bene, ma noi siamo qui, se fossimo qui io lo conosco per la prima volta, nelle altre registrazioni non mi interessa. Prego, Quindi quando lei parla di unanimità in seno alla commissione, di unanimità. In seno alla commissione, sì, nella deliberazione dei fatti più gravi, poi però fa delle distinzioni, perché è possibile naturalmente che l'unanimità non si raggiunga. Sì. Ora io vorrei sapere, secondo le regole di Cosa Nostra, sì, che le regole sono fatti, sono principi. Secondo i principi, allora, diciamo, non le regole di Cosa Nostra, il dissenziente, quali possibilità per opporsi a che quella deliberazione avviene? Ma se tu cioè si trovano tutti insieme a valutare questa cosa, sì, e ognuno esprime le proprie opinioni, dei pro, sì, e dei contro che possono dare le proprie opinioni, dei pro, sì, e dei contro che possono derivare in base a quella circostanza che stanno per affrontare. Sì. Naturalmente non sono 6, 7, 8 testi.
chiamiamolo in dialetto, ma ognuno deve dare la sua opinione. Certo. E anche se c'è una controversia, poi deve venire appianata, perché se che significa deve venire appianata? Questo è il punto. Appianata, sistemata, conclusa, deliberata. Se sono tutti d'accordo. E se non sono tutti d'accordo? Se non sono tutti d'accordo significa che quella cosa non si fa niente. Quindi non c'è un principio di maggioranza e minoranza. No, guarda, se quella cosa viene rinviata ad epoche migliori, ad un momento più opportuno, dipende dalla natura dei fatti che si argomentano. Ma se la maggioranza dovesse dire si fa, sì, il dissenziente che cosa, in quale no, posizione il dissenziente si dice va bene, facciamo. Deve dire va bene, per forza. Sì, non per forza, oppure si mette in crisi con gli altri. Cioè non dice niente. Dice va bene, allora si fa. E poco fa ho portato un detto siciliano dicendo calati un cuca passai chi io pure, bene, pur essendo si adegua insomma si adegua, si adegua si adegua io se mi consente no, no. prego continui ecco e nel caso in cui nonostante ma si adegua col sorriso in bocca per non lasciare capellare una sua che, lui, che non si è convinto diciamo no che magari non ci siano ripercussioni sulla sua quindi mi dica nel caso in cui di quell'affare venisse incaricato essendo capo mandamento no? Venisse incaricato di eseguirlo lui che cosa potrebbe fare? Potrebbe dire no non lo eseguo perché avevo manifestato il dissenso? Ma non avvocato procuratore scusa mi confondo io stesso le idee. Ma lei non deve preoccuparsi no, si confondi, veda che io non le faccio le domande soltanto perché non ho capito prima. No io ma le ho capito perfettamente ma io voglio che lei lo dica e lo scriviamo. No, ma il capomandamento di cui parlavamo prima. Io sono prima, il capomandamento, facciamo un esempio, e sono dissenziente. Vabbè, e poi invece la commissione mi dice tu nel tuo territorio deve seguire questo fatto. Io che cosa posso fare come capomandamento? Abbiamo detto che devono uscire a unanimità da quel consiglio. Quindi il capomandamento cosa deve fare? Deve rispettare quello che hanno deciso tutti i componenti. Cioè, credo di aver detto questo in precedenza. Ma non è, ma io non voglio farle dire una risposta in un modo o in un altro modo. Lei dica le sue risposte alle domande anche se le ritiene sciocche. Se lei per avventura ce lo fa, sciocche, lo fa, lo ma lei risponda alle domande. È un suo obbligo, lo deve fare, signor procuratore. Ha finito? Ho finito. Ora io le volevo chiedere una cosa. Tutte queste regole che lei qui ci ha esposto, regole diciamo di conoscenza, che le pervengono dalla sua lunga militanza a Cosa Nostra, queste regole sono valse sempre... O valevano in periodo di pace, in periodo di... quando vennero fuori i contrasti in seno a Cosa Nostra, anche in seno alla Commissione, queste regole sono rimaste ferme o sono saltate tutte le regole? A volte, appunto, ci sono stati certi periodi, come questo di cui abbiamo affrontato oggi, che si riferisce al capitano Basile, che erano trasmesse le regole perché il Bontate non era informato. Quindi era possibile che si deliberasse un omicidio? E che si tendeva a mettere in minoranza, a umiliare il Bontate insieme a qualche altro, questo è il discorso. Quindi alcune regole sono state trasgredite in Cosa Nostra, non è il Vangelo divino, come viene a dire qualcuno, le regole sono ferre, questa e quell'altra. Si sono trasgredite tante cose, prima non si toccava la donna, non si supplava la donna dell'uomo d'onore, ora invece si ammazza anche se è pentito la madre o la sorella di un uomo d'onore. Quindi queste regole, queste cose possono variare dall'oggi al domani, dipende come fa comodo. Ma sostanzialmente perché poi Stefano Bontate è stato ucciso per questi contrasti, no? Sì. Come inserirlo l'altra parte che era dalla stessa parte di Bontate. Sì. Ma in che cosa consistevano concretamente i contrasti tra Bontate e gli altri? Perché si è aperta questa frattura? Ma la frattura risale, signor procuratore, sin dai tempi della sommissione del capo commissione di Gaetano Batalamenti. Non è una cosa che riguarda, diciamo, epoche recenti. Poiché volevano responsabilizzare anche lo Stefano Bontate, perché il Gaetano Batalamenti aveva dato mandato di eliminare il Ciccino Madonia, padre di quel Giuseppe Madonia di Vallelunga. Quindi non c'entra niente, il discorso della guerra di mafia scoppiò perché Stefano Bontate era contro la droga, era tutto a ferracchiappa. Quindi mi portate a dire certe cose che possono magari diciamo smantellare altre tesi, cose che ma noi poi non abbiamo tesi, ma noi non abbiamo tesi. Come... signor noi tesi non ne abbiamo, le tesi prospettate da altri, diceva ho capito io, ma noi tesi non ne abbiamo, noi non abbiamo tesi di altri, perché sta qua sembra che io stasera sono scemo. Ma noi ha detto una volta ognuno porta avanti le sue verità e questo sta ripetendo. Prego.
Allora io vorrei che lo ripetesse questo, perché queste cose che lei ha detto io le so, ma le ripeta. Ce l'ha detto, registrato. Sono registrato. Allora non ripetere ancora, continuare. Se vuole continuare. Ho perso un attimino il filo, signor Presidente. Ecco, Ciccino Madonia. Ciccino Madonia è stato assassinato. La responsabilità di questo delitto di Ciccino Madonia, che era solamente delle Gaetano Batalamenti, è stato espulso da Cosa Nostra come capo commissione e si voleva attribuire la responsabilità anche a Stefano Bontate. Stefano Bontate ha detto che si poteva anche andare, si poteva iniziare anche una guerra, che lui non si sarebbe dimesso certamente, perché non era lui responsabile di questo omicidio, e a quei tempi si camminava, almeno da parte nostra, si camminava anche con le macchine blindate. C'è stata una successiva appianamento, pacificazione, diciamo, in seno a Cosa Nostra, in seno alla commissione, ma molte ruggine covavano, ognuno dei capimandamenti delle varie province, del palermitano, e facendo esempi più particolari, Salvatore Reina, Pippo Caloa ed altri, cercavano di muovere una scacchiera che è l'intera Sicilia e il palermitano e zone limitrofe, nel rimuovere capi mandamenti, manifestando un'accusa o un'altra e metterle sotto causa, nel poter mettere a maggioranza una persona di loro fiducia. Ecco che iniziava così una tacita guerra interna al consiglio, diciamo, della commissione, per mettere le persone al posto giusto a chi faceva comodo, e si tendeva a mettere in minoranza il Bontate e a quello a lui affiliato. Credo di essere stato esplicito chiaramente. Ci sono altre domande da parte? Ora una domanda, Presidente. Prego. Avvocato Fileccia. Da qua siamo. Io desidero sapere, io so tutto quello che ha dichiarato nel passato il signor Mannoia, ha detto una volta che a prescindere dal grado, tra lui e Stefano Bontate c'era un rapporto di fiducia, di cordialità, di amicizia, per cui Bontate diceva tutto. E no, non sa... tutto, avvocato. Ma insomma, quasi tutto. Quello che dice lei non ha importanza, c'era questo rapporto di fiducia. Allora la mia domanda è questa, Presidente. Io desidero sapere se risulta al signor Mannoia che i rapporti di amicizia tra Stefano Bontate e Salvatore Inzerillo furono sinceri fino all'ultimo? Questa è la domanda. È in grado di rispondere a questa domanda? Ma sono state tutte e due eliminate e andavano abbastanza d'accordo perché avevano un traffico assieme. Va bene. Allora, l'altra domanda è questa, Presidente. Poco fa ha detto il signor Mannoia che, riportandoci al momento dell'omicidio del capitano Basile, dice, oltre ai tre vi erano altre persone, altre ha detto, non persone, altre ha detto lui, e poi ha aggiunto che servivano da copertura per la consegna delle armi, eccetera. Allora dico, la domanda è questa, queste altre erano presenti quindi al delitto? No, questa è una mia supposizione di esperienza in seno a Cosa Nostra. Allora come gliele davano le armi? Ah, quindi no, è una sua supposizione. Vabbè. Supposizione derivante dalla militanza in Cosa Nostra, non fatti accertati. Da chi lo ha preso che Greco Giuseppe Scarpazzetta era in commissione? Il nome, scusi. Marco Clementi. Avvocato Clementi, prego. Da chi ha preso che Greco Giuseppe entrò a far parte della commissione? Da lui personalmente e dalla mia famiglia di Santa Maria di Gesù, da Stefano Bontate ed altri, e che ha partecipato alle nostre elezioni nella primavera dell'85 che si sono tenute nella famiglia di Santa Maria di Gesù, e lui si trovava in compagnia del Benazzo, di un certo Greco, che poi questo è scappato per i padri. Ci sono altre domande? Sì. Nicolazzo, prima. Aveva un rapporto di frequentazione, di amicizia con Pino Greco, signor Mannoia? Sì, moltissimo, nei tempi passati. Senta, a proposito del fatto che Pino Greco entrò a far parte della commissione, cosa le disse Pino Greco a proposito del fatto che esso Greco risultava imputato all'omicidio Basile? Greco? In che senso, avvocato? Non ho capito la domanda. Cosa mi disse? Pino Greco, lei... Vuole sapere se ebbe mai a dirle nulla Pino Greco Scarpazzetta del fatto che risultava imputato, si intende come mandante. In commissione. Come componente della commissione, come mandante all'omicidio Basile.
No, non mi ha detto proprio niente. Non capisco a cosa si riferisce. Non capisce la domanda. Allora, se gliela vuole chiarire. Cioè, non ho argomentato con lui il proposito della sua decisione, se è stato lui che ha deciso la deliberazione o si è alternato con Michele Greco. Non ho entrato in questi argomenti completamente. Cioè, non le disse niente oppure non è entrato in questi argomenti? No, l'unico episodio di cui ricordo io è stato quello della fotografia di cui abbiamo parlato e tutte queste cose. Pino Greco, a proposito di quale fatto le fece riferimento alle indicazioni della signora Musanti? A proposito di quale Musanti, gli spieghi chi è la signora Musanti? La vedova del capitano Basile. Ma e la riferisce? Riguarda la fotografia che serviva per il passaporto di Vincenzo Pucci. Sì, in quella circostanza. Ma il fatto che la signora si fosse spaventata nel vedere le sembianze di Vincenzo Puccio, come mai Pino Greco venne a sapere questa circostanza? Ma l'ha chiesto il presidente, l'ho chiesto già io. Non lo so. Sì, vabbè. Dice una circostanza, è una considerazione che ha fatto il Pino Greco, cioè io non lo so. No, un minuto, presidente, non è questo. Prego, vediamo, se poi aggiunge qualche cosa, quasi, io non ho. Quasi sta, facendo riferimento ad un fatto storico ben verificato, sì, e cioè l'esaltazione purtroppo negativa della signora Musanti alla vista di un soggetto. Esaltazione e quindi esternazione di un atteggiamento percepito da Greco Giuseppe. Io desidero sapere, Greco Giuseppe, come ha fatto a percepire questo atteggiamento della signora Musanti? Avvocato, io posso rispondere di fare una seduta spiritica e convocare il Pino Greco e farcelo dire da lui. Avvocato, gliel'avevamo già chiesto e aveva già risposto. Senta, dunque, senta, a proposito del... Ma non è che possiamo ripeterle due o tre volte. Presidente, chiedo scusa, non si deve infastidire per cortesia. No, nel io lei, non mi infastidisco. Nel caso in cui noi, sia difensori che pubblico ministero, ripetiamo cose che lui ha detto 50.000 volte. Non ha importanza, Presidente. Ci lasci fare anche questo lavoro di... Ma fino a che il mio cervello può reggere? E noi, ragazzi, sì, certo, quando lei è stanco ce lo dica. E appunto. Signor, no, signor. E io per non dire che sono stanco dico che quelle argomentazioni l'avevo già fatte. No, signor, ma il fatto che lei dica che le argomentazioni l'ha fatto vuol dire che ricorda di averle fatte. Le prego per cortesia, sì, calma. In occasione del... Altre domande, avvocato Coletti. Sto facendo. In occasione dell'omicidio Basile, Pino Greco le disse in quali luoghi vennero effettuate le riunioni della commissione? No. Non glielo disse? Ha detto no, avvocato. Benissimo. A proposito dell'omicidio Boris Giuliano. Non ci interessa l'omicidio Boris Giuliano. No, ci interessa perché fa... Se ci consente, ma non ci interessa. Presidente. Non fa parte di questo... Ma è stata una domanda che ha posto la signoria apposta, Presidente. Io? Sì. Boris Giuliano? Sì. Non ne ho parlato completamente. Il procuratore ci sarà. Io che ho chiesto se gli risultasse che vi fosse qualche collegamento fra i due omicidi. Questo... Oh, e io comunque la domanda non la pongo. Ma siccome nessuna risposta che ha dato il signor Mannoia... Signor Mannoia, se vuole la fa metta a verbale e io non la pongo. Vediamo qual è la domanda. La domanda è questa. Sentiamo. Il signor Mannoia ha dichiarato che Bontade doveva ritenersi sicuramente estraneo all'omicidio del dottor Boris Giuliano. E gli ora lei sta chiedendo cosa che è stata confermata da Mannoia, il quale appunto reiterava questo suo contenuto, nel senso che appunto non aveva mai detto insomma a noi a che Bontade fosse mai il responsabile dell'omicidio di Boris Giuliano. Ci siamo o non ci siamo? Non lo capisco. Io lo spiego. Avvocato, lei deve fare domande. Presidente, io la domanda la faccio. Domanda. Ha mai riferito insomma a noi se Bontade fosse responsabile o meno dell'omicidio di Boris Giuliano prima di adesso? E io non pongo la domanda perché non fa parte del tema del processo. Non fa parte del tema del processo, no. Presidente. Sulla domanda del procuratore generale però è stata ammessa. Fa parte non era in questi termini. Presidente, se mi consente, fa parte del tema del processo perché già il signor Mannoia ha deposto su tali fatti. Ma in un altro processo, no, dove si trattava dell'omicidio Giuliano? Nel giudizio di appello svoltosi precedentemente. Signor Presidente ha già risposto su questa domanda. Mi dispiace, io non pongo la domanda. Va bene, allora ci vuole dire dove si trovava detenuto lui nel marzo dell'89, perché poco fa lui ha fatto la cronostoria della sua detenzione. Però in particolare al marzo dell'89 dove trovavasi detenuto? Se lo ricorda? Teramo, se non erro.
E quando venne a Palermo? Ho detto poc'anzi, il 5 aprile dell'89. Il 5 aprile dell'89. E... lo ricordo perché è morta mia nonna, l'indomani il 6 sono andato a visitare la Samba. Il 5 aprile dell'89. E il 21 è scomparso mio fratello. Le altre date non me le chieda perché non le ricordo, avvocato. Va bene, mi basta. Ci sono altre domande? Presidente, mi consente? Prego. Avvocato Mormino. L'avvocato Mormino. Prego. Presidente, vorrei sapere con precisione, per chiudere questo argomento e avere una chiarezza complessiva della cosa, Puccio gli raccontò mai dei particolari della esecuzione, della consumazione dell'omicidio del capitano Basile? Risponda alla domanda. Non a parte il fatto dell'arresto in quelle condizioni, eccetera. No, non credo che sia menzionato in particolare. Quindi la discussione avvenne in relazione a quella considerazione relativa alla giustificazione di Madonia. Mi pare di avere capito. Cioè, e nella consapevolezza, diciamo, si parlava del fatto in se stesso, ma non siamo scesi in particolare se il colpo di grazia gliel'ha dato lui, se ha sparato 3 colpi o 2 colpi, questo non siamo entrati, perché purtroppo è una realtà difficile da accettare per persone pulite e dignitose, ma insieme a Cosa Nostra sono cose che sono molto superflue. Sono molto superflue. Superflue. E questo sono superflue abitualmente. Cioè i dettagli. Sono superflue abitualmente. Bene, Presidente, un altro tema di indagine e questo l'abbiamo chiuso. Il signor Mannoia era uomo d'onore, ci tiene ed è giusto. Ero tra virgolette. Sì, o sono senza virgolette. Sì, ma non sto facendo polemiche su questo. Prego, la domanda, va. No, diciamo... Presidente, volevo essere preciso in quello sì, che dicevo. Se non vorrebbero che si... Era semplice uomo d'onore, soldato. Sì. Bene. Quando avveniva l'affiliazione dei soldati, venivano informati delle regole che si riferivano ai soldati? Io precisavo. Cioè dire, quelli che erano i principi ai quali doveva rispondere, presidente. Prego, vuole completare la domanda? Questa è la prima domanda. Cioè, se che forse io ho coperto la sua... No, è così, presidente. Poi dovrei... La vuole ripetere perché ho l'impressione di avere... Ripetere, sì, mi scuso, del Marino Mannoia, cioè, la sua domanda. Cioè dire, quando venivano affiliati gli uomini d'onore, i semplici soldati, veniva fatto loro presente quali erano le regole che si riferivano alla militanza a livello di soldati. Sì, avvocato Mormino, però devo precisare che io sin dal momento in cui sono stato iniziato in Cosa Nostra e sono stato iniziato personalmente dal Bontate, di cui in quell'occasione è stato il padrino, io sono stato aggregato alle sue dirette dipendenze, cioè non dovevo passare né da un capodecina come fanno i semplici uomini d'onore, né da sottocapo, né da consigliere, né da nessuno. Quindi era un rapporto diretto, un rapporto diretto che col Bontate, questo. Il mio era una domanda che aveva un contenuto diverso. E allora me la rifaccia così lei ha già risposto, ma no, dico questo. Quindi non venivano comunicate ai soldati i principi e le regole che riguardavano altri livelli dell'aggregazione, cioè dire che riguardavano i capi famiglia, che riguardavano i capi mandamento, che riguardavano la commissione. No. Non gliele diceva. Si illustrava nell'inizio immediato della iniziazione come era composta la struttura di Cosa Nostra. Le altre acquisizioni di esperienza venivano fatte nel corso del tempo. Ecco. Ma un uomo d'onore semplice non è tenuto ad essere subito informato dei vertici e di tutte queste cose, perché è un neonato, diciamo, nel senso di Cosa Nostra. Benissimo, quindi nel tempo... Sono esperienze che si acquisiscono col tempo. Lei le regole però le conosceva? Sì. E come le ha apprese? Direttamente dal Bontate. Dal Bontate. Oh. E allora io sono curioso, vorrei sapere, Bontate che faceva? Gli teneva conversazioni su questo punto, perché abbiamo appreso anche da altri che avrebbero appreso da Bontate. Cioè dire, Bontate andava da loro, dalle persone fidate, e diceva la commissione funziona in questo modo. No, non è in questi termini. Allora vediamo com'è. Domanda specifica. Noi ci trovavamo quasi sempre riuniti assieme a questo gruppo di uomini. E
che eravamo alle sue dirette dipendenze e non tutti naturalmente potevano avere l'intelligenza di ascoltare o i meriti in cui il Bontate poteva confidare certe lagnanze o certe situazioni. Ma non era un discorso che si teneva una seduta tutti i giorni. Capitava certe giornate, certe circostanze dove il Bontate, facendo affidamento su persone come me, Emanuele D'Agostino, Salvatore Federico o Girolamo Teresi, di alcuni particolari che riguardavano appunto il suo ruolo nella commissione in certe situazioni. Una volta, per esempio, visto che stiamo parlando di questo, io avevo un'abitazione a Sciaculli, si è recato a una riunione a Favarella da Michele Greco, dove c'era riunita tutta la commissione, e mi ha lasciato a me e Salvatore Federico. E io e Salvatore Federico siamo rimasti a casa mia a Sciaculli, nelle vicinanze dove avevo la villa. Se non mi vedete ritornare entro un'ora, cioè quarti d'ora, massimo un'ora, sapete come per regolarvi. Credo. Ma c'era un rapporto particolarmente fiduciario, sì, da quello che ho capito, e credo che l'abbia capito. Poi quello che hanno venuto a dire gli altri sulle confidenze fatte dal Bontate, io dico, per esempio, Contorno aveva lo stesso rapporto che aveva lei con Bontate? In parte. Ma un rapporto più intimo o faceva meno parte delle dirette dipendenze? A dire se era più intimo o meno intimo. Posso dire che faceva parte delle dirette dipendenze di Bontate? No, perché quando dice in parte deve esserci una spiegazione dell'in parte. Dico, in parte in meglio o in parte... In parte in più, non si tratta di meglio o peggio, avvocato. No, in più o in meno, cioè dire. No, non c'era differenza, c'era solo una questione di personalità, punto e basta. Ci sono altre domande? Sì, Presidente, io non ho terminato su questo punto. Prego. E quindi sui dettagli delle modalità con le quali venivano tenute le sedute della Commissione e prese le deliberazioni, come ne riferiva Bontate, in termini generali o in termini specifici? Generali, generici. Generici, benissimo. Presidente, ora siccome noi dobbiamo chiedere al teste fatti, mi sa riferire il teste, gli episodi nei quali Bontate gli avrebbe riferito che senza il consenso di un componente della Commissione non si prendeva una deliberazione? Le ha riferito qualcosa del genere, Bontate, che senza il consenso, il caso in cui era venuto un capomandamento non si adottava la decisione. Ma non l'ho capita questa domanda. Vuole ripetere la domanda? Se in grado. La premessa, se lei è stanco. No, sono a posto, tranquillo. Va bene, prego. Sì. Se Bontate gli ha riferito episodi nei quali all'interno della Commissione si era creato un dissenso e non si era quindi presa la deliberazione all'unanimità e non si era fatto quello che si voleva fare. Non ricordo esattamente l'episodio in questione, ma a volte si parlava che una determinata circostanza era stata rinviata perché magari, va bene, allora aspettiamo che Cavene, per dire, intorno Salamone, se andava a chiamare perché si trovava nell'America del Sud, non Venezuela, perché prima, per esempio, di Bernardo Brusca c'era lui, allora magari trattasi di cose che si poteva postergare, diciamo, e allora si poteva. Ma non ci sa dire il caso? No, non posso precisare tutte il le cose. Il caso in cui era stato invece imposto al membro dissenziente di eseguire nello stesso modo e comunque la decisione della maggioranza, ci può dire qualche caso di questo tipo? Ah, nel dissenso diceva lei. Casi in cui un dissenziente è stato in un certo senso costretto, come diceva lei, a carattere unco che passa la china, no? Sì. Ad accettare la volontà della maggioranza, sia pure col sorriso sulle labbra, come ha detto lei. C'è stato qualche caso dove il Bontate stesso diceva, va bene, decidete voi altri, fate conto che quello che decidete voi altri va bene. Ma non ci sa dire quale? No. Va bene. Basta però ne ha indicato qualcuno, credo. Non riguardano questo processo, se comincia a tirare. Qualcuno nel attirare Presidente, io ho fatto una domanda, ha dato una risposta, mi è sufficiente questa, Presidente. Ho finito. Ho terminato. Ci sono altri avvocati che devono fare domande. Avvocato Ivo Reina, difesa Calò. Il signor Marino Mannoia ha fatto alcuni nomi dicendo che si trattava dei componenti della commissione. Desidero conoscere la fonte delle sue notizie in relazione a queste
credo che a questa già risposta gliel'abbiamo già chiesto. In relazione ai componenti della commissione, chi gli avrebbe detto? Questi sono i componenti. Ma mi pare che ce l'ha già detto e gliel'ho già richiesto. Ha detto in genere che la sua fonte era Stefano Bontate, anche per, in relazione a questi nomi, questo chiedevo. Non mi sembra in che... In relazione ai nomi che ha fatto la sua fonte? Sì, avvocato, come ha detto il Presidente. E cioè? Stefano Bontate. Ci sono altre domande? Nessuna, da parte mia. Prego. Io sono l'avvocato Bucalo. Parli al microfono, avvocato. Aspetto. Aspetti un minuto allora, perché... Non è il mio? Funziona. Io volevo chiedere al test, ha riferito che dell'episodio dell'omicidio del capitano Basile lui ebbe al test, ha riferito che dell'episodio dell'omicidio del capitano Basile lui ebbe conoscenza in due momenti. Il primo momento è quello riferentesi a una confidenza o a un colloquio con Stefano Bontate, il secondo è quello, è quell'episodio del passaporto di Puccio. In riferimento al primo momento, ha detto il test che il Bontate si sarebbe lamentato con Michele Greco per questo omicidio. Io vorrei che il test, se è possibile, ci fornisse più particolari. Perché il Bontate si lamentava con il Greco? Ecco, perché il Bontate si lamentava con il Greco di questo omicidio? Quante volte devo ripetere? Perché non era stato informato di questa situazione. È stato informato dopo, quando si incontra con Michele Greco. L'omicidio è avvenuto, sostanzialmente. Sì. Cioè Michele Greco comunicò al Bontate... No, ha capito male, avvocato. Ma ecco, io voglio capire bene per questo. E allora, vuole chiariglielo per l'ennesima volta, le dispiace. Il Bontate si informò col Michele Greco dei motivi che avevano scaturito questa deliberazione senza la sua presenza. Ci sono altre domande? Volevo chiederle un'ultima cosa. Non è che per caso mai Puccio le disse che durante la fuga qualcuno sbarrì qualche oggetto, qualcuno degli esecutori materiali? Mi ricordo in particolare perché sarebbero adesso oggetto di questo, di quell'altro, di tutte queste cose. Non mi ricordo particolari, signor Presidente, che mi vengono immediate in mente, con sicurezza in mente. Ma c'è qualche altra domanda? In merito all'omicidio, agli esecutori materiali, il Puccio non le disse, non aggiunse mai che c'erano delle altre persone, in sostanza non disse mai, non fece nomi di altri. No, Di altri oltre ai tre. No, vi erano certamente, quanto sono le mie deduzioni. Diciamo, trattasi di un rapporto, di un dialogo fra due persone che si capiscono abbastanza bene. Sì. Non c'era bisogno di nominare chi c'era, chi non c'era. Ma in genere degli omicidi, dico, è capitato mai che si parlasse di particolari, oppure no? Parlavate dei particolari degli omicidi, oppure, dico in genere, degli altri omicidi? Io veramente non parlavo mai di queste cose. No? Cioè quando gliene parlavano, lei non chiedeva particolari? Non approfondivo. Ci sono altre domande? Il procuratore generale dove è andato? Io sono stato, questo omicidio... Sono stato solo ad ascoltare i vari interessamenti, per la Cassazione, per chi, per la giuria, per questo, per tutte le... Quindi è una questione di litania da parte del Puccio e di qualche altro che si interessava. Solo questo, ma non mi interessava a me di approfondire particolari cose. E là, se lei ha altre domande da fare, altrimenti possiamo dichiarare chiuso. E là, a questo punto... Dichiariamo chiuso. Buonasera. L'assunzione dell'esame.